Bentornati e ben ritrovati a Tempi dei Lupi, il programma che ha preso la dignità, il coraggio e l'onestà intellettuale e ne ha fatto un gran falò e chi si è visto si è visto. Dunque questa sera, prima di parlarvi dell'argomento, o meglio per introdurvi l'argomento della serata, vi faccio una domanda. Cosa succede quando un artista famoso fa un errore, dice una castroneria grammaticale? Spesso e volentieri non solo se la può cavare inventandosi qualche scusa, ma può far entrare questo errore nella storia mettendolo sotto forma artistica, no? Mi viene in mente Celentano, che d'altronde si è definito in un suo disco, vediamo insieme, il re degli ignoranti, che nella canzone Una carezza in un pugno dice ma non vorrei che tu a mezzanotte e tre stai già pensando a un altro uomo. Invece che dire stia, dice stai già pensando a un altro uomo. Di per sé la canzone è molto bella. Io dico peraltro, caro Adriano, se lei a mezzanotte e tre sta già pensando a un altro, è meglio metterci una croce sopra. Oppure penso a Jovanotti, no? Immortalato anche in una famosa scena di Nanni Moretti. Il ragazzo fortunato dice: sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Queste manifestazioni artistiche hanno un loro motivo, volendo, anche forzando un po' la mano, si può dire che hanno un valore. Cosa succede se invece sbaglia l'uomo comune? Succede che qualcuno gli risponde dicendo: adesso vediamo se è corretto come dici tu, vediamo cosa ne dice la Crusca. E l'argomento di questa sera è proprio l'Accademia della Crusca. Che l'Accademia della Crusca è una grande istituzione italiana nata nel 1500 che nessuno si è filato per secoli fino a che non è arrivato il web a rispolverare l'attenzione sugli accademici. E con l'avvento del web si è creato un problema. Questo problema non ve lo spoiler, ve lo dico tra un po'. Il vero problema che deve affrontare la Crusca E ci sono delle soluzioni che potrebbero prospettarsi a questo problema, ma partiamo dall'inizio. Cosa è successo con il web dal punto di vista della logica grammaticale, della sintassi, eccetera? Si sono create due fazioni opposte, gli ignorantoni e quelli che vanno a correggere gli ignorantoni. Gli ignorantoni, per capirci, sono noti anche come webeti. Vediamo insieme l'immagine di questa parola che venne coniata da Enrico Mentana in risposta a qualcheduno su Facebook. Un webet è una persona che esprime delle opinioni spesso e volentieri non particolarmente informate e comunque con un italiano stentoreo. Ne possiamo vedere qualche esempio comunque per orientarci meglio. Vediamo insieme Gasparri che ebbe a dire che è vero che la Meloni è figlia della storia di destra e proprio per quello a suo tempo lecchiesimo la disponibilità. Il commento di Michele Di Salvo è: con Chiesimo Gasparri vuole abbattere Petaloso, ci arriveremo, l'Accademia della Crusca è ridotta a farina di grammatica. Ma possiamo vedere anche un altro esempio dello stesso soggetto, Maurizio Gasparri dice di Marino che ingannò l'ospedale di Pittsburgh, fu pessimo senatore, non eccelso medico, sindaco incapace, ha mentito a tutti con questa hacca che ci piace tanto. Beh, uno dice, vabbè, però insomma è un po' come sparare sulla Croce Rossa, sai, il soggetto non è mai stato considerato per la sua cultura, eccetera, eccetera. Beh, ci sono esempi più moderni, se vogliamo. Questo articolo della Stampa addirittura dice che se il congiuntivo è morto, il killer, il boia, è Di Maglio. Uno si chiede perché. Beh, proviamo a fare un altro esempio insieme. Vediamo velocemente tre tweet sullo stesso argomento, addirittura con la stessa frase. Se c'è il rischio che soggetti spiano massime istituzioni dello Stato, qual è il livello di sicurezza che si garantisce? Beh, non gli tornavano i conti, allora ha provato a correggerlo. Se c'è il rischio che massime istituzioni dello Stato venissero spiate, qual è il livello di sicurezza? Anche qui non è che sia esattissimo. E allora cambio definitivo. Se c'è il rischio che due soggetti spiassero le massime istituzioni dello Stato, qual è il livello di sicurezza? Questo spino, che è la forma corretta, non gli piace evidentemente, e comunque niente di grave, perché pareva per un periodo che lui volesse rinchiudersi in un monastero per la vergogna. Per fortuna è nato senza l'osso della vergogna, come dice Maccox, e quindi è tutto rientrato. E poi dall'altra parte ci sono quelli che correggono coloro che sbagliano, ovvero i grammar nazi. Ne vediamo qui rappresentato uno che ferma tutto per controllare il lessico usato in un post su internet. Questo equilibrio di per sé
simpatico, perché ci si può scherzare sia sull'uno che sull'altro verso, così nell'altro versante, viene rotto nel momento in cui qualcuno arriva a criticare la Crusca per qualcosa che non ha fatto, ok? Il problema della Crusca, ed è questo quello di cui vi volevo parlare, è sostanzialmente la comunicazione. La Crusca, nonostante siano appunto questi studiosi esperti di linguaggio della preservazione della lingua italiana, hanno, strano a dirsi, un problema di comunicazione. E partiamo anche qui dall'inizio. Vi ricordate di Petaloso? L'abbiamo nominato prima. Cos'era successo? Qualcuno aveva fatto la domanda alla Crusca: la parola Petaloso ha possibilità di entrare nei vocabolari? Ossia, un bambino della terza elementare di Ferrara, di nome Matteo, aveva usato questo termine. Vediamo anche il tema originale: fiore profumato e petaloso. La maestra l'aveva definito un errore bello e l'aveva proposto alla Crusca. La Crusca ha detto: è carina l'invenzione, però non si può utilizzare. E finiva lì, e invece no, perché con i social network e con i titoli dei giornali è passato il messaggio opposto, ovvero che la Crusca ammette petaloso. E questo è un esempio tra i mille che si possono fare, così come a dire che chiunque si sveglia una mattina può inventare una parola, in questo modo glorificando anche quando io, facendo l'esame delle superiori, alla commissione dissi, inventai il termine addobbamenti, causando crisi isteriche, parti isterici e risate a non finire. Chiaramente potevo salvarmi richiamando la Crusca, a quel tempo ancora non lo sapevo. Ora c'è questo esempio storico, dite: la Crusca avrà imparato? E invece no, non ha imparato, perché a parte gli eccessi che ci sono stati nell'uso di petaloso, è arrivato: siedi il bambino o esce il cane. Ovvero, domanda alla Crusca: si può usare un verbo non transitivo in forma transitiva, tipo scendere la spesa, scendere il cane, scendi il cane che lo piscio, cose del genere? La Crusca ha risposto: ma registriamo che al sud Italia, soprattutto nel sud, si usa questa forma, chiaramente non è corretta. Finita qui la questione? Ovviamente no, i social, i titoli dei giornali hanno fatto passare il messaggio opposto. Qual è il risultato? Che le persone si sono lamentate. Vediamo un esempio tra i tanti. Ho sempre avuto molta stima nei confronti dell'Accademia della Crusca, però da quando uscì fuori petaloso e adesso scendi il cane e siedi il bambino, la stima si è parecchio assottigliata. Io immagino che gli accademici della Crusca avranno difficoltà a riprendersi dopo che il Toki su Twitter ha detto una cosa del genere. Ora, il problema sostanzialmente qual è? È la comunicazione, ma per meglio definirlo, il problema sono gli scemi. Gli scemi che nelle redazioni dei giornali su internet si fermano al titolo, non sanno bene come far passare il messaggio, non recepiscono questo stesso messaggio, eccetera. E allora cosa succede? Qui a Tempi dei Lupi, come sempre, cerchiamo di togliervi le castagne dal fuoco, cari accademici della Crusca, e proponiamo una soluzione. La soluzione è quella di ragionare bene, pensare bene al titolo da dare. Non basta dire: registriamo l'uso di una parola, torniamo a vedere il tweet, o così una espressioni con paroloni particolarmente professionali, eccetera, perché le persone tendenzialmente non capiscono, non leggono il contenuto di un articolo, eccetera, eccetera. Bisogna entrare nel vivo grazie al titolo. E allora ho proposto così, propongo alla Crusca delle alternative per queste questioni che abbiamo trattato fino a questo momento. Vediamo il primo titolo che poteva essere usato. Petaloso è carino, ma quel bambino è meglio se lo bocciate un paio di volte per classe frequentata, così per mettere immediatamente a fuoco di cosa si sta parlando. Un altro esempio che vi posso fare di titolo è questo, appunto sul tema ultimo: no, esco il cane o sali la spesa, non si può dire masnada di analfabeti. Oppure mi viene in mente un ultimo suggerimento che possiamo dare agli accademici per farsi comprendere meglio, e il suggerimento è questo qui: forse, ma forse, se non sapete quando usare l'H prima della lettera A, forse non dovreste votare, ma forse, qualcuno può dire: ok, il messaggio arriva, però forse sulla forma ci si deve lavorare, sono un po' lunghi. E allora ho il titolo perfetto per voi, il titolo definitivo, tratto da lercio.it. L'Accademia della Crusca si arrende, scrivete qual è con l'apostrofo e andatevene a quel paese, per capirci. Per questi consigli io non chiedo niente, perché insomma l'istituzione è importante, io li regalo, davvero non mi dovete niente, non insiste, davvero, come se avrei accettato. E con questa vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.